Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Notizia di Reato in aula, il nostro approfondimento dedicato al processo Petrolgate. Oggi andremo a seguire l'udienza del 9 gennaio 2019, durante la quale il pubblico ministero Laura Triassi ha chiesto al collegio giudicante, presieduto dal giudice Rosario Baglioni, di separare i due filoni d'inchiesta per alleggerire il processo e scongiurare il rischio prescrizione per i reati meno gravi. Ma andiamo a seguire i primi passaggi dell'intervento del PM. Triassi. Io tenterei riproporre la richiesta di stralcio delle posizioni dei relativi atti concernenti la vicenda Total dal processo vicario relativo agli illeciti connessi alla vicenda che ha coinvolto Leoni. Che ne considero dopo? Ho una richiesta scritta iniziando solo. Essere chiara nella esposizione delle argomentazioni e farei prima la premessa, cioè ecco, i principi fondamentali, cioè i principi di merito affermati dalla Suprema Corte sono gli articoli 17 e 19 del codice di diritto, per queste norme la riunione in senso tecnico può avere ad oggetto solo processi, non procedimenti. Altro principio, alcuna disposizione del pubblico ministero di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente anche a distinti procedimenti, né tantomeno di unificare a tal fine i numeri identificativi di registro generale e formare un unico fascicolo delle indagini preliminari. Terzo principio ispiratore della disciplina. E che tale facoltà del pubblico ministero trova un suo aggancio formativo nell'articolo 130 delle disposizioni di attuazione e incontra un solo limite, quello al momento dell'esercizio dell'azione penale, non essendo consentito proprio in forza delle disposte di cui all'articolo 17 del codice di diritto al pubblico ministero di promuovere l'azione penale contestualmente per azioni di a meno che non ricorra almeno una delle ipotesi di cui alla citata norma. Ho richiamato questi principi perché, ecco, su questi principi io fonderò una richiesta, una nuova richiesta di e veniamo al nostro fascicolo processuale. Dall'esame del nostro fascicolo processuale possiamo evincere che il procedimento 1012 del 2013 a carico di Cirio Rosario Q14, il cosiddetto processo Total, è stato iscritto nel marzo 2013 e unificato il 7 aprile 2014 in una fase pressoché iniziale degli anni al numero 4542-2010, il cosiddetto processo ENI. Si tratta di due filoni distinti di indagine che sono nati in maniera del tutto autonoma, che hanno oggetto reati di natura diversa. Nel filone ENI si contesta anzitutto un traffico illecito di rifiuti che di competenza della distrettuale, nel filone Total sono stati ipotizzati reati di pubblica amministrazione. I motivi della modificazione dei procedimenti da parte del PM erano costituiti da punti di contatto sotto il profilo soggettivo. Entrambi i filoni di indagine erano presenti società e personaggi facenti capo alla famiglia Criscuolo, che nel filone ENI si occupavano anche del trasporto dei reflui da ENI a Tecnoparco e ai vari centri di sbattimento. Tra gli indagati del filone Total figurava Gianni Donato, che essendo del direttore generale di Dipartimento Ambiente aveva contribuito all'approvazione di progetti che riguardavano anche il centro che riguardavano i cittadini. Quindi, stante
coordinamento investigativo e per ottimizzare le risorse, si è formato un unico fascicolo delle indagini. E subito dopo aver ricostruito come e perché si era arrivati in fase di indagini preliminari alla riunione dei due filoni d'inchiesta, il PM Triassi entra più nel dettaglio della sua richiesta. Andiamo a sentire. Andando a concludere, sulla base di queste argomentazioni, tenuto conto che l'istruttoria dibattimentale concernente ormai le prove di accusa per reati ipotizzati in relazione all'ENI e che l'istruttoria è pressoché si pone la trattazione separata dei processi e dei procedimenti che appare indispensabile. Ecco qui una nota con cui abbiamo inteso, proprio come procura della Repubblica, evidenziare, anche sollecitare una visione delle parti presenti, perché questa separazione, a parte il fatto che non è la riunione non è giustificata, ma la separazione è per una sollecita definizione dell'intero processo, che già compresso per numero di indagati e persone offese si presenta nella fase di dibattimento ancora più laboriosa per la presenza di un numero considerevole di parti civili, e questo al fine di scongiurare il decorso di termini di prescrizione per gran parte dei reati contestati in entrambi i distinti procedimenti. È un evento, questo della prescrizione, che nel presente procedimento, tenuto conto della rilevanza degli interessi anche diffusi in gioco, si tradurrebbe in una grave sconfitta per l'amministrazione della giustizia. La richiesta del PM Triassi incontra il favore delle parti civili interessate ad una definizione celere del processo, ma viene aspramente contestata dalle difese, che la ritengono irrituale e anche tardiva. Andiamo a sentire l'intervento di uno degli avvocati del collegio difensivo dell'ENI, l'avvocato Fornali. Questo è un giusto procedimento. È un procedimento incardinato dalla procura, la scelta della procura, un procedimento per il quale è stato chiesto un ingiudizio davanti al giudice dell'udienza preliminare, che all'interno di un unico procedimento ha rinviato davanti alle signorie loro questo processo con questi risultati. Quindi diciamo, è inutile fare dei ragionamenti su una riunione che non c'è stata, perché non c'è nessuna riunione da fare quando c'è un solo procedimento. Poi si possono fare tutte le notazioni, ma al limite sono notazioni autocritiche che dovrebbe fare la procura sull'aspetto che riguarda l'esistenza di un solo procedimento così variegato come è stato. Se è vera questa premessa, mi pare di invidia, perché è un dato di fatto, non a controllare la taglia, non è fare appunti. Dobbiamo ragionare secondo l'unica norma che può essere applicata, dove è l'articolo 18. Non solo in questo senso il tribunale può esprimere, solo quella norma parla di quella che è l'unica cosa che può fare il tribunale, e cioè separare un procedimento unico in due procedimenti diversi. Ci sono presupposti per questo tipo di provvedimento da parte del tribunale? No, e la ragione del collega è su questo. C'è stata già un'ordinanza, non ce ne sono i presupposti. Ce ne sono i presupposti perché, in assenza del consenso delle parti, non c'è, ripetiamo, non c'è. L'articolo 18 parla in modo molto chiaro, l'istruttoria, almeno per una parte, deve essere pressoché conclusa, anzi conclusa, di tal che il tribunale deve essere già essere messo nelle condizioni di poter decidere. Subito dopo prende la parola l'avvocato Brusa, un altro dei difensori dell'ENI. Quella riunione dei due filoni è avvenuta in fase di indagini, di emissione delle misure cautelari che hanno riguardato i due diversi filoni, di chiusura delle indagini preliminari, di richiesta di rinvio a giudizio, di udienza preliminare, di decreto che dispone il giudizio con la partecipazione di tutte le parti civili che si sono costituite nell'uno e nell'altro filone. Sentire oggi, a distanza di un certo lasso di tempo, questa richiesta avanzata dalla procura, francamente lascia un po' perplessi. Grazie.
E dopo gli interventi delle difese, la parola torna nuovamente al PM Triassi per una breve replica necessaria a chiarire ulteriormente i contorni della richiesta formulata al Tribunale di Potenza. Io chiedo la separazione da ora in poi, cioè, è chiaro che la discussione e il dibattimento a carico del processo è seguirà il suo corso, inizierà finalmente il processo total cercando di salvare anche i reati del processo total da una sicura e inevitabile prescrizione. Allora, ora, premesso che lo abbiamo scritto come procura che in effetti sarebbe ben grato a prescrivere non solo i reati o taluni reati del processo di lei, ma anche i reati importanti proprio per gli interessi estremi questa procura deve farsi carico anche di un'esigenza di speditezza processuale e di giungere alla decisione sollecitamente nei confronti dei giudici. Ora, io penso, io capisco i difensori che in una situazione anche giuridicamente complicata e non avendo il testo di presidente chiesto, forse non hanno ben centrato la questione. Che il PM possa fare indagini anche in mancanza delle previsioni dell'articolo 17 è pacifico, almeno lo dice la giurisprudenza. Però nel momento in cui si va a esercitare l'azione penale c'è un limite, uno sbarramento. Ovviamente il controllo, se non è stato fatto prima, va fatto poi, non è immutabile. Se non è stato controllato che l'esercizio dell'azione penale sia stato fatto correttamente, va controllato ora e mi sembra un dovere del giudicante, in questo caso il dibattimento, di farlo, anche perché è interesse dell'ordinamento giuridico che si arrivi a una definizione dei processi in maniera sollecita e anche, ecco, perciò ho fatto riferimento al fatto separazione. Ora, io quindi non dobbiamo controllare se allo stato dell'imputazione della richiesta di rinvio a giudizio, è vero, non lo ha fatto il GUP, la procura non lo ha richiesto, forse si immaginava o si auspicava o si augurava una più veloce, un più veloce proseguimento di giudizio, ma ora ce lo dobbiamo porre, dobbiamo controllare se il pubblico ministero ha correttamente esercitato congiuntamente l'azione penale. Se non ha esercitato congiuntamente correttamente per difetto dei presupposti dell'articolo 17, va posto di mezzo. Non è inevitabile, ormai ci troviamo di fronte a un unico processo. Controlliamo, è stato correttamente instaurato. Poteva non essere rilevante, ma ora c'è un divieto, c'è un'esigenza di garantire le parti civili, a garantire anche una sollecita definizione del processo, cioè anche un rischio presenziale. E a questo punto arriva la controreplica dell'avvocato Fornali. Andiamo a sentire. Il tema è però, in ogni caso, non è una questione di neutralità, il processo penale, innanzitutto diciamo, è posto a tutela e a garanzia delle libertà, in primo luogo. E poi comunque segue delle sue regole, e le fasi e gli stadi del procedimento sono regole del processo. E tutte diciamo, all'interno di norme costituzionali di questo processo, sul principio di non colpevolezza. Sulla base di questo ragionamento, ripeto, il punto della questione è che non è chiaro che cosa chiede il Ministero, perché non chiede una separazione dello sforzo dell'articolo 18, ritenendo che il procedimento non sia stato punito. Testualmente questo è l'approccio della procura. In realtà questo è un unico processo. E allora se si vuole arrivare a una separazione non esiste un'altra strada diversa da quella prevista dall'articolo 18, però la procura non chiede. Allora è difficile opporsi a qualcosa che non esiste giuridicamente.
soltanto opportuno rispetto alle ampie argomentazioni che tutto il collegio difensivo di tutte le parti coinvolte hanno svolto in tema di separazione, cioè l'opposizione ferma, ribadire la opposizione alla invasione probatoria, così come almeno apparentemente sembrerebbe chiesto il pubblico ministero. Dall'avvocato Robilotta, che rappresenta il comune di Montemurro, parte civile nel processo, arriva invece una sollecitazione per arrivare ad una rapida definizione della questione sollevata dalla procura. Io faccio una proposta veramente tesa a velocizzare invece il processo, pur essendo in una posizione assolutamente antagonistica rispetto a quelle naturalmente difensori degli imputati, perché rappresento alcune parti civili. Io credo che la soluzione sia di rapida, diciamo, il problema sia di rapida soluzione da parte del Tribunale. Credo che il Tribunale a questo punto ha tutti gli elementi per decidere subito sulla richiesta del pubblico ministero e andare avanti con il processo, perché, come dire, se l'idea del pubblico ministero era quella di velocizzare il processo, abbiamo già perso altre due ore su una questione che è abbastanza semplice da risolvere. Quindi io invito il Tribunale, nella veste di patrono di parte civile, quindi in qualche modo anche in maniera un po' singolare rispetto alle posizioni che rappresentano i nostri colleghi, a decidere e proseguire, perché la richiesta formulata dal pubblico ministero potrà, in caso di reiezione da parte del tribunale, essere riproposta nel momento procedurale, processuale corretto. Quindi nulla vieta che la richiesta del pubblico ministero possa essere ripresentata in una fase successiva del procedimento. Grazie. A chiusura degli interventi di tutte le parti, il presidente del collegio giudicante, il giudice Rosario Baglioni, prende la parola ed annuncia una decisione sulla questione per l'udienza successiva a quella che si è tenuta lo scorso 30 gennaio e di cui vi daremo conto nel corso della prossima puntata. Il tribunale ribadisce, fermo restando quella che è l'ordinanza che è stata già pronunciata, che è suscettibile di modifiche e di ulteriori valutazioni da parte di questo collegio, ritiene che allo Stato debba procedersi ancora con l'esame dei testi del pubblico ministero. Dobbiamo attendere il deposito delle intercettazioni, per cui allo Stato oggi proseguiamo con l'esame dei testi a chiusura della lista del pubblico ministero e il 30 gennaio, prima di iniziare, faremo un rinvio normale perché è già calendarizzato. La data del 30 gennaio mettiamo l'ordinanza definitiva sul tutto, fermo restando quello che è il prosieguo. Oggi continuiamo con i testi e fissiamo già i testi del 30 gennaio, che non verranno sentiti, non verranno sentiti in altro, sotto altro numero, sotto altro processo. Quello che ci dovesse essere uno stato. Per cui, praticamente, la decisione sullo stato sull'eventuale richiesta di stato, non voglio anticipare il giudizio. La decisione sulla richiesta di stato la vede il 30 gennaio. L'udienza procede poi con la testimonianza del perito Nazareno Santilli, incaricato dalla Procura di Potenza di verificare la corretta gestione da parte dell'ENI dei dati di monitoraggio continuo relativi alle emissioni di inquinanti in atmosfera e l'invio automatico di comunicazioni via SMS agli enti preposti nel caso di superamenti rispetto ai limiti previsti dalla legge. Andiamo a sentire i primi passaggi della sua testimonianza. Allora, l'SMS che arriva ha lo scopo di allertare i responsabili tecnici degli impianti e quindi il testo riporta il punto di emissione per il quale è stato riscontrato il superamento del valore limite, il parametro per il quale è stato superato il valore limite e un codice che riguarda, diciamo, la validità del dato, nel senso che all'interno dello SMS ci sono alcune fattispecie nelle quali il sistema automaticamente invalida il dato che è stato misurato per malfunzionamenti o per problemi legati alla catena di misura. Quindi l'SMS non è un SMS testuale o di conversazione, ma un SMS codificato in maniera, diciamo, proceduralizzata, nel quale c'è il punto di emissione, il parametro e il codice di validità. Siano tutti gli addetti al settore che c'è questo malfunzionamento.
questo superamento. Poi superamento. I tecnici devono andare poi a individuare quali sono le problematiche per provvedere a risolverle dove possibile. Ecco, di fronte agli SMS che sono stati rappresentati, se il conferimento di carico, ci vuole dire così per farci capire che tipo è superamento di cosa? Ecco, di che cosa si tratta? Allora, il sistema di monitoraggio infortunio innanzitutto è un sistema che rileva in tempo reale, diciamo con frequenze pari al minuto sostanzialmente, i parametri relativi alle emissioni di alcuni camini dell'impianto COA di Giano, quindi non di tutti i camini. L'elenco dei camini è un elenco che è definito in autorizzazione, quindi è stabilito sulla base del provvedimento autorizzativo dell'impianto. Ogni camino ha dei parametri che sono monitorati, dei parametri inquinanti, che possono essere di vario genere, o i cosiddetti macroinquinanti, NOx, SO2 e così via, o anche di tipo diverso. L'allarme arriva quindi sul camino specifico e sull'inquinante. Ad esempio sul camino, che so, E20, che è il termodistruttore a Valle del Claus, può arrivare un messaggio di allarme per SO2 piuttosto che CO, piuttosto che altri parametri. Questo è, non so se era questo che il tema della domanda. Ci vuole dire, questi allarmi arrivarono soprattutto quando ci furono gli eventi d'acqua? Allora, nell'oggetto della consulenza non era previsto il confronto tra gli episodi di schiaccolamento intesi come accensione delle torce di stabilimento rispetto al comportamento dello SME. Quello che si rileva è che, ma questo non come oggetto della consulenza, ma mi risulta che se non erro nel mese per esempio di gennaio 2014 c'erano stati degli episodi di schiaccolamento. In quel caso si rilevano effettivamente diversi episodi di superamenti di valori limiti di emissione su alcuni camioni. A questo punto il PM Triassi chiede al perito a quali conclusioni è giunto sulla gestione da parte dell'ENI dei dati elaborati dal sistema di monitoraggio continuo. Secondo l'ipotesi accusatoria, lo ricordiamo, la compagnia petrolifera avrebbe fatto rientrare in singole comunicazioni agli enti preposti diversi sforamenti in contrasto con il contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Basilicata per il COVA di Viggiano al cane a sei zampe. Ma andiamo a sentire l'ingegner Santini proprio su questo punto. A tutti gli SMS è corrisposta la segnalazione o per alcuni la segnalazione non deriva? Sta parlando della segnalazione degli enti o sta parlando della segnalazione? No, la segnalazione che era dovuta secondo una... No, non per tutti è stata. Quindi c'erano SMS che erano gli unici rivelatori di sforamenti che non sono stati segnalati come era invece definito. In realtà non sono neanche gli unici, perché anche il report mensile vi riporta tutti gli sforamenti. Quindi noi abbiamo una situazione un po' particolare. Abbiamo degli SMS che vengono inviati correttamente nella data, nell'ora. Abbiamo un report mensile mandato agli enti, in cui ci sono... Dello SME, che viene comunque mandato agli enti, ma non viene mandato nelle 8 ore, evidentemente, perché ha una frequenza mensile, quindi viene mandato un mese dopo, nella peggiore delle ipotesi. Se il mio sforamento è il 1° dicembre... La segnalazione a firma del gestore non sempre c'è. Ecco, per esempio, quindi all'ASPA non venivano segnalati? Rispetto a quelli a me trasmessi, no. Ok. Poi, per esempio, casi in cui sono state effettuate in ritardo. Sì, ci sono anche casi in cui sono state, come dicevo prima, sia effettuate in ritardo, quindi la prescrizione prescrive entro 8 ore. Ci sono casi in cui è stato mandato dopo qualche giorno, altri casi in cui sono state accorpate diverse situazioni in un'unica comunicazione fatta magari una settimana dopo. Ho capito, quindi in effetti derivano, mi può dire un po' che spiegare un po' i motivi, ecco, perché questo accorpamento? Allora, dal punto di vista operativo io non ho informazioni sul perché venga fatto l'accorpamento. È possibile, ma è una mia, posso dire, tentativo di spiegazione, che sia legato al fatto che magari si stanno facendo delle operazioni di manutenzione o particolari per cui l'operatore
ha accorpato tutte queste situazioni in un'unica comunicazione, in qualche modo però disattendendo quella che è la prescrizione. Il perito della Procura entra poi ancor più nel dettaglio del suo lavoro sulle emissioni in atmosfera. Perché se io non ho la corretta concentrazione di H2S, la conversione per andare a SO2 per poi avere lo zolfo non riesco a farlo. Quindi che può succedere? Quindi è ragionevole quando il gestore dice ho un malfunzionamento sulla unità 580-100 per Amina. È ragionevole perché se ho un malfunzionamento in quella sezione lì, automaticamente il gas che esce non è nelle condizioni ottimali per essere trattato all'interno dell'impianto Claus. E questo può comportare uno sforamento per il parametro SO2, che è quello che si è verificato nelle eventi, che nel 2013 si verifica praticamente tutti i mesi. Io vorrei che ci precisasse questa cosa, ma diciamo almeno nel periodo in cui lei lo ha incaricato era uno standard questo malfunzionamento, cioè si può ritenere che l'impianto malfunzionava stabilmente. Allora Presidente, chiedo scusa, avvocato Cusa, ma chiedere standard di malfunzionamento mi sembra una domanda, cioè facciamogli. Allora, lei ha fatto accertamenti per stabilire se ci fossero malfunzionamenti dell'impianto? Sì. E che tipo di verifica ha fatto? E quale sta le verifiche che ho fatto sono verifiche relativamente ai dati sequestrati, come ho detto. Quindi, poi stavo parlando del cammino al 20, sono andato a vedere quando c'erano questi sforamenti, quando c'erano questi superamenti, che cosa misuravano i parametri di processo del termo distruttore, quindi la temperatura, il campo di combustione, la portata di tutto, cioè tutti i parametri che nella perizia sono rappresentati con dei grafici sovrapponibili in modo tale che uno li può confrontare. Quindi diciamo che sia uno standard io non lo posso dire ovviamente. Una cosa è certa, io ho un'autorizzazione che è il dato normativo per l'impianto, quindi ho un'autorizzazione che ha definito un certo valore limite di emissione. Quello che si riscontra è che noi abbiamo per le 20 in maniera evidente frequenti casi di superamento. È evidente che la situazione attuale, qual è il momento della consulenza, di abbinamento impianto e sistema di controllo, attenzione non sto dicendo monitoraggio, sto dicendo di controllo, perché un conto è monitorare quello che esce e un conto è cambiare quello che accade per rispettare i valori di emissione. La differenza c'è tra il termometro e l'aspirina, cioè lo SME è un termometro che mi fa vedere se c'è una febbre, se quello sta superando. Il sistema di controllo è l'aspirina, è quello che mi consente di abbassare la febbre, quindi di portare giù i valori di emissione. La situazione in quella fattispecie, in quel periodo, abbinamento, impianto, sistema di controllo, evidentemente lo dimostrano i dati e lo dimostrano anche le comunicazioni ufficiali da parte del gestore, non è in grado di rispettare sempre il valore di linea di emissione, quindi c'è un'incongruenza tra la realtà impiantistica e il valore di linea di emissione. E anche per oggi siamo giunti alla fine di questo appuntamento. Io vi rimando alla prossima puntata durante la quale finiremo di ascoltare la testimonianza del perito Santilli e il controesame delle difese. Grazie come sempre per essere stati con noi. Al prossimo appuntamento con Notizia di Reato in Aula.